Se state cercando un barbiere, o uno chef, o un fotografo, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio, su Fiat 500X, il bonus di 4.500 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentornati su Blu Rete News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Conte tratta a oltranza, ma l'Europa chiede di più. Caccia i 4,5 miliardi di tagli e torna l'ipotesi dell'aumento IVA. Unicredit resterà da sola per 3-4 anni. Popolari di Bari torna De Bustis come capo azienda. Pressioni commerciali, vero pericolo nelle reti. ETF, forte ripresa dei flussi a novembre. Sonore di tensioni, musi lunghi e timori, ci si è spinti oltre ogni previsione nelle concessioni all'UE, ma nonostante ciò rischia di non bastare. La soluzione al problema di come trovare ulteriori fondi per abbassare il deficit per ora è solo abbozzata. Ci sono i titoli, ma non tutti i dettagli, e i vice premier non vogliono farsene carico. Matteo Salvini ritiene di aver fatto già la sua parte, tirando fuori oltre 2 miliardi da quota 100, si chiede alla M5S. Luigi Di Maio ribatte di non poter sottrarre al reddito di cittadinanza più di un miliardo, e così la patata bollente viene lasciata nelle mani di Giuseppe Conte e di Giovanni Tria, lasciato in ostaggio a Bruxelles a trattare. Intanto in Europa non paiono soddisfatti dei capitoli elencati da Conte: taglia la spesa per reddito e pensioni, a Roma le cifre ballano tra i 3,5 e 5 miliardi, dismissioni di immobili e partecipazioni, sono già previsti 18 miliardi nel 2019, e azioni non meglio precisate di lotta all'evasione fiscale. Si negozia oltranza, la volontà politica di trovare un accordo c'è, ma per evitare la pesante procedura sul debito italiano resta da colmare un nuovo buco nei conti giallo-verdi da 4,5 miliardi di euro e da risolvere il nodo Fornero. Ormai il tempo stringe, la trattativa tra governo e UE deve essere chiusa entro domenica, con il ministro Tria che resta a Bruxelles fino alla fine dei negoziati con la Commissione europea. Secondo quanto riportato da alcune testate, non toccando i miliardi già stanziati, il governo li starebbe cercando altrove. L'ipotesi è quella di far scattare le cause di salvaguardia per il 2020, guadagnando così ulteriori risorse per colmare il gap. Per i prossimi 3 anni Unicredit rimarrà da sola. A darne conferma è stato Jean-Pierre Mustier, amministratore delegato della Banca Italiana, che in una recente intervista ha frenato l'ipotesi di aggregazione con un colosso bancario europeo, sottolineando che nel breve periodo si concentrerà sulla crescita per linee interne. Complici del momentaneo dietro front, sia le ultime mosse del governo giallo-verde, che da maggio hanno fatto perdere Unicredit 35% del suo valore, sia i vuoti regolamentari in tema di fusione attribuibili al sistema europeo di vigilanza finanziaria. Dal 2016, hanno in cui Mustier è salito ai vertici di Unicredit, nel valzer delle possibili partner dell'istituto milanese si sono rincorsi Société Générale e Commerzbank. Cambio di poltrone per Banca Popolare di Bari, dove Vincenzo De Bustis è stato nominato nuovo consigliere delegato a seguito delle dimissioni di Giorgio Papa. Una new entity che sa più di ritorno, quella del banchiere romano che aveva già guidato in passato Deutsche Bank Italia, Banca 121 e MPS, e nell'aprile del 2015 aveva lasciato la Popolare di Bari dopo 4 anni come direttore generale. Con l'appoggio di Marco Iacobini, che ha presieduto il CDA per la sua nomina, il manager dovrà adesso gestire la delicata transazione verso la SPA, che dovrebbe prendere forma nei prossimi mesi dopo la pronuncia di legittimità della Corte UE. A questo punto si tratterà di rafforzare il capitale esistente con la possibile entrata in scena di qualche fondo straniero. Dopo l'interesse suscitato da quanto emerso dalla recente riunione in ABI con i rappresentanti delle banche di tutte le organizzazioni sindacali relativamente alle pressioni commerciali, è la volta della presa di posizione di Federprom. Per il segretario generale Maglio Marucci occorre agire sul fronte delle reti distributive, poiché è lì che vengono adottate le politiche commerciali più aggressive, dove si genera ricchezza per gli intermediari. Per poter attenuare questo fenomeno non servono commissioni tecniche o sottocommissioni accademiche, ma è necessario un processo di osmosi e riconversione fra organizzazioni del credito e rappresentanza degli intermediari non bancari, che affronti il problema in termini politici e sindacali affinché si valorizzi la trasparenza della consulenza finanziaria, ha dichiarato Marucci.
A novembre si è registrata una forte ripresa dei flussi del mercato globale degli ETF, con un totale di 53,1 miliardi di euro, di cui 44,7 provenienti dal mercato statunitense e 3,2 da quello europeo. E quanto emerge dalle elaborazioni del team di Amundi ETF, il mese scorso gli investitori sono tornati massivamente ad interessarsi ai mercati azionari, con flussi verso gli ETF azionari per 37,2 miliardi di euro a livello globale. Anche gli ETF obbligazionari sono rimbalzati, catturando 15,4 miliardi di euro. Ciò significa che il mercato globale degli ETF ha beneficiato di un totale di 53,1 miliardi di euro di afflussi a novembre, dopo i soli 7,5 miliardi di euro di ottobre. In Europa i flussi in entrata sono stati pari a 3,2 miliardi di euro a novembre rispetto ai 534 milioni del precedente mese. Gli investitori europei hanno mostrato una preferenza per gli ETF azionari, più 2,6 miliardi di euro, rispetto a quelli obbligazionari, fermi a quota 911 milioni di euro. Finanza operativa anche quest'oggi ci propone il consiglio del giorno, che è Leonardo, buy per Banca Akros con target a 8,18 euro dopo un'apertura in mattinata a 8,15. Il CDA ha deliberato la costituzione della nuova divisione Electronics, il responsabile sarà Norman Bond. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile in NAV. A guidare la classifica un prodotto di Aberdeen, mentre ultima posizione per Parvest. La settimana si conclude, buon weekend, qui da Blue Rating News è tutto, un buon investimento a tutti voi! Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com